Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Buona domenica 3 marzo, buona domenica a tutti i ragazzi. Vi leggo così, per come lo trovate, alcuni messaggi che sono stati scritti sotto l'account di Christian Pulisic, il mio pupillo. Quando mi trattano male il pupillo io divento una bestia e quindi devo fare questo video a supporto di questo grande ragazzo, di questo grande talento, di questo giocatore fortissimo che abbiamo in rosa. Ve ne cito alcuni, quelli più così coloriti, più belli, più eleganti. Allora, ad esempio, devi finire tutti i tuoi soldi in medicine, accesso del MER, tua madre morta. Poi vabbè, svariati muori, quelli sono insomma abbastanza così sintetici, ma ce ne sono tantissimi. Ma vi leggo quelli più coloriti, come ho detto. Magari finisci la carriera alla prossima partita, verme. Magari te svegli elegante, magari te svegli freddo. Poi questo qua è veramente bellissimo, questo è ricercato, questo qua è un genio del commento. Non ti auguro di morire, ma di soffrire lentamente giorno dopo giorno con la tua faccia che trasmette paura. Lurido pezzo di mer. Un altro, magari domani esci di casa coi piedi davanti. Insomma, questi qua sono alcuni messaggi. Io rido, ma qua ci sarebbe da piangere. Alcuni messaggi che Christian Pulisic si è trovato sotto al proprio account. Allora, partiamo con l'iscrizione al canale, con il like e con azionare la campanella per essere avvisati di tutti i nuovi video. Ma partiamo col dire che a questa gente qua io non la reputo neanche tifosi, non la reputo amanti di questo bellissimo sport, ma solo gente che, così, frustrata dalla società, che dalla vita non ha avuto niente, quindi appena può fa uscire tutta la propria rabbia in questa maniera qua. E vabbè, io se fossi in Christian Pulisic, visto che alcuni hanno anche su nome e cognome, li denuncerei tutti, almeno poi gli passa la voglia o ci pensano 10 volte prima di scrivere cazzate del genere sotto ai profili di un calciatore o comunque di qualsiasi persona. Che poi, questi beceri scrivono queste cose neanche a ragion veduta, perché Christian Pulisic non ha commesso nessuna infrazione. Alcuni mi dicono che hanno detto che lui è stato antisportivo. Ragazzi, non è che oggi, cioè non è che solo nel corso della partita Lazio-Milan ci sono stati degli episodi del genere. Si è detto, c'è un regolamento, si è detto che quando l'uomo è a terra l'unico che può interrompere il gioco è l'arbitro. L'arbitro ha fatto proseguire, è stato piuttosto Pellegrini a essere un pirla, a fare la figura del tacchino, perché c'ha la palla a sua disposizione, anziché frenare la corsa di Pulisic, butta fuori la palla, è lì a 20 cm dalla linea di margine, metti la palla fuori dal campo, poi tanto te la ridanno, pensavi che poi iniziavamo noi con la partita. Per il fair play solitamente la palla si dà nel 99% dei casi, quindi non hai nessuna ragione, non hai nessun motivo di contestare il gioco di Pulisic. E poi ovviamente Pulisic, visto che il gioco proseguiva, ti ha fottuto la palla e tu l'hai tirato giù come un asino e ti sei beccato il secondo giallo e quindi sei uscito dal campo. Quindi io semplicemente volevo condannare questa gente, questi commenti e dire che molto probabilmente, no, in questa partita qua, in Lazio-Milan, siamo stati noi danneggiati, perché a parte che poi con i rossi anche in superiorità numerica abbiamo lo stesso fatto cagare, perché il nostro gioco ormai veramente è una roba assurda, senza idee, senza riuscire a sfruttare le occasioni, parlo appunto di rimanere in superiorità numerica, per cui non ci ha avvantaggiato in niente, ma addirittura con quel fuorigioco fischiato a Leao, una roba pazzesca. Io non so, forse sarà stato Leao in fuorigioco di 2 mm, ecco, e i 2 mm si sa quanto sono modificabili, perché basta vedere quando ha toccato la palla chi gliel'ha passata, basta un frame prima, un frame dopo, non c'è il fuorigioco, per cui secondo me siamo stati noi penalizzati, non,
non la Lazio. E poi la cosa che fa ridere, veramente, Lotito e Sarri, veramente sono senza vergogna, perché si sono lamentati di cose che poi hanno fatto loro per primi. Io ricordo vagamente, perché io non ho una memoria di ferro, ma nell'occasione di, se non sbaglio, un Inter-Lazio, è successa la stessa cosa, e Sarri nella conferenza stampa ha detto: vabbè, la palla ce l'aveva l'Inter, se volevano la buttavano fuori, forse in occasione del gol, credo che sia stato. E quindi, insomma, adesso si lamentano delle stesse cose che loro hanno commesso in passato, quindi veramente ridicoli. Per non parlare di Lotito, che viene a parlare di sistema sbagliato. Sì, beh, oddio, io sapete che odio il sistema calcio, il sistema arbitrale italiano, perché sono veramente incapaci, però sentire un Lotito che in passato, ai tempi di Calciopoli, è stato addirittura differito, volevano sospenderlo per svariati mesi, poi hanno penalizzato la Lazio di non so quanti punti. Cioè, sentire lui che dice queste cose qua, veramente, come il bue che dice cornuto all'asino. Quindi è veramente una cosa pazzesca. In ogni caso, l'abito di Bello è stato sospeso per un mese, quindi avevano fatto bene, perché comunque a un certo punto non ci ha capito più niente, ma sicuramente non nell'occasione di Pellegrini e Pulisic. In quell'occasione lì a lui ha fatto quello che doveva fare precisamente. Poi sugli altri rossi, allora su Guendouzi secondo me non ci stava il rosso, e come ho già detto in un altro video su Marusic lì non si sa cosa gli ha detto, quindi se ha detto delle parole gravi contro l'arbitro, ovviamente lui si è sentito di espellerlo. Poteva magari far finta di non sentire e lasciarlo in campo, questo sì, ma secondo me non cambiava molto, perché ormai secondo me la vincevamo lo stesso questa partita qua, poi era tutto da vedere. Comunque ragazzi, io volevo semplicemente esternare questa cosa. Quando mi toccano il pupillo mi toccano nel vivo, perché voi sapete che Christian Pulisic è il mio pupillo. Ma al di là di questo la situazione non era assolutamente da contestargli, ecco. Pulisic ha fatto quello che doveva fare, semplicemente non si è fermato perché l'arbitro non ha fermato il gioco. Tant'è vero che poi il fallo su Luis Alberto non è che era grave, ed era anche, non era neanche un fallo, perché Bennacer, continuando la sua per inerzia, continuando ad andare indietro, l'ha toccato in faccia. Vabbè, poi Luis Alberto si è buttato per terra, sembrava che, insomma, gli avessero spaccato il cranio. Alla fine non c'era niente di cui preoccuparsi. Non so, questo era quello che mi sentivo di dire, soprattutto di condannare queste persone che, sì, vabbè, ci sta lo sfottò, magari anche l'insulto, però quando si arriva a augurare le malattie, quando si arriva a augurare la morte, insomma, mi sembra che siamo fuori dal mondo, fuori dal contesto sportivo, calcistico, eccetera, eccetera. Certo, anch'io a volte mi incazzo, insulto, ma soprattutto ha un limite che bisognerebbe seguire. Ovviamente la vostra nei commenti, like al video, azionate la campanella, fatemi sapere cosa ne pensate. Come sempre, ci vediamo in un altro contenuto. Per quello che rimane, buona domenica e a prestissimo. Ciao da Luca Z, ovviamente forza Milan.